Dunque, che punto di riferimento vi posso dare? Siccome qua tratto un po' la mente distorta dell'uomo, cioè nella storia proprio, e se pensiamo per esempio ai bassorilievi degli Assiri del 1500 a.C., una cosa simile, troviamo che c'è un condottiere in mezzo a due fila di circa 500 metri di pale con le teste delle persone messe sui pali. E alla fine ci sono un mucchio di mani sulla destra e un mucchio di mani sulla sinistra, le mani destra e le mani sinistra. Diciamo che questo tipo di gusto del macrapo, della violenza, forse è radicato pure nell'uomo, d'altronde pure questo come punto di riferimento. Per esempio, se prendiamo pure Mosè, che insomma di etica si è interessato veramente, quando è tornato dal Sinai, dalla montagna, che ha trovato i suoi concittadini, diciamo, che adoravano il vitello d'oro, che cosa fece? Dice: quelli che seguono me si mettono da una parte, quelli che non seguono me si mettono dall'altra parte. Dall'altra parte ce ne furono 3.000, li fece uccidere tutti quanti dai Levi, che erano quelli che eseguivano sia le cose religiose, quindi era intesa questa eliminazione come senso religioso. Altri elementi proprio negativi, per esempio i romani quando espugnarono Gerusalemme, siccome delle persone ebree cercavano di fuggire, di portarsi i soldi e questi li prelevavano appena che uscivano, allora incominciarono a ingoiare le monete, se ne accorsero, i romani li prendevano e le squartavano in due per dire: andiamo a vedere queste monete. Cioè, è antico questo gusto, se si può chiamare così, del Maghreb, della violenza. Non ultimo, se pensiamo alla bomba atomica di Hiroshima, insomma, e arriviamo al massimo dei livelli della violenza, della crudeltà. Questa sera parleremo di un altro aspetto, veramente, che ci mette in suggestione, perché è recente della Germania che fece tutto un programma per eliminare tutte le persone disabili, persone che avevano qualche difetto. Sembrerebbe quasi incredibile che dei medici, delle persone che avevano studiato per salvare la vita, a un certo punto decisero, se si potevano chiamare medici, è tutto un problema queste persone, come non si possono chiamare, penso, scienziati quelli che costruiscono le armi, non si possono chiamare ingegneri quelli che realizzano, non so, i fucili, le bombe anti-uomo e via di seguito. Un aspetto nella storia sconcertante. Del gusto della violenza. Speriamo che non sia vero che ci sia questo gusto, però troviamo dappertutto la violenza. Però è da dire anche, ieri sera abbiamo visto un documentario sul Congo, delle fazioni tra di loro, delle atrocità impensabili, persone che hanno tagliato le mani, violentate, delle cose, bambine di 10-12 anni violentate, delle cose raccapricciate. Comunque è anche da dire che a Mazara del Vallo, che è una cittadina quasi come Lanciano, ci sono 16.000 immigrati, di cui 6.000 senza il permesso di soggiorno, e stanno presso le famiglie, quindi è anche da rilevare che ci sono anche elementi positivi nella società, e questi elementi positivi sono che ci danno fiducia, e la rappresentazione che andiamo a vedere questa sera si basa su un concetto aristotelico della catarsi, nel senso che la catarsi, guardando la violenza, ci purifica, e questo è lo scopo principale di questa rappresentazione. Io avrei finito, vi lascio al proseguimento e ringrazio nuovamente la compagnia teatrale del Ponte. Thank you.
Grazie. Sì, sono pronta. Gertrude Danischer, Amburgo, 27 maggio 1905. Fritz Danischer, calzolaio. No, mio padre non ha mai preso la tessera del Partito Nazionalsocialista. Ho il diploma da infermiera. No, non ho fatto le scuole superiori, perché aiutavo mia madre in casa. Ero l'unica femmina di 7 figli. Poi, a 18 anni, mi sono sposata. Con Hans Hamler, titolare di una ditta di costruzioni. Sì, solo dopo lo scoppio della guerra, sul suggerimento di un'amica, ho frequentato una scuola per infermiere. Perché volevo rendermi utile. E poi, con mio marito in guerra, avevo bisogno di denaro. Certo, ho ascoltato con attenzione le cose che avete detto sul mio conto. Certe cose sono vere, altre sono false. Innocente! Io non ho ucciso George von Polish. Io ho salvato George von Polish. Mi scusi. Lo conobbi ad Amburgo, a casa sua, nell'inverno del 1942. È appena rientrato da una clinica privata. C'era stato per circa 8 mesi. Sì, durante il periodo in cui a suo padre avevano affidato un incarico di alta responsabilità. Se ricordo bene, nel governatorato centrale della Polonia occupata. È proprio così. La prassi voleva che la cartella clinica del paziente fosse trasferita dall'ospedale di Stato a quello che ne avesse competenza territoriale. Certo, incarichi di questo genere spettavano spesso a me, perché nessun'altra infermiera voleva farlo. Mi chiede quali sono le ragioni del ricovero. Le ragioni del ricovero erano che il signor von Polish soffre di una strana forma di ritardo mentale. Come posso spiegarvi? Era come se l'età mentale del signor von Polish fosse quella di un bambino di 8-9 anni. Sì, esatto. No, non ci sono errori. Uso il presente perché il signor von Polish è vivo, anche se voi sostenete il contrario. È vivo e lo è grazie a me e a nessun altro. Sì, signore, grazie a me e a nessun altro. Rotti, rotti, rotti sono i fiori, rotta è la terra, rotte le foglie, tutto rotto! Le mie rose, i miei tulipani, i miei girasoli, non ci sono più. Forse erano tristi perché George pensavano che mai sarebbe tornato. Beh, anch'io ero triste perché pensavo che mai sarei tornato qui. E invece sono tornato, sì, però sono triste lo stesso. Perché sono triste? Ah, perché sono tornato!
prima qui. Qui non c'è più nessuno. Non ci sono più i miei fiori. No, non c'è più nulla. Nessuno, nessuno! Buongiorno. Sono Geltrude Danischer, infermiera dell'ospedale di Stato Langhorne. È in casa il colonnello Von Polish? È venuta per fargli la puntura. No, sono venuta soltanto per parlargli. È in casa il colonnello? No. E quando posso trovarlo? Presto, prego, si accomodi. Sperando che suo padre arrivi presto, vorrei farle qualche domanda. Mi scusi! Posso chiederle una cortesia? Posso chiamarla signorina Geltrude? Se io potessi mettere tra una parola e l'altra signorina Geltrude, mi risulterebbe tutto più facile. Se le torna utile. Grazie. Grazie. Dicevamo, mi risulta che lei sia appena tornato da Amburgo. Oh, sì! E allora vive qualcun altro in questa casa? Lei dice, oltre a lei e a me e al papà di Giorgio quando torna. Sì, appunto. No, non mi sembra. Allora lei ha altri parenti in città? Oh, sì, sì, in città. Forse. Aspetti un attimo. Gunther, devo chiederti una cosa. Senti, per il fatto che tu mi hai aspettato tutto questo tempo, sì, insomma, che siamo amici, vuol dire anche che siamo parenti. Ah, ma come non lo sai? Mi sbaglio, lei di là sta parlando con qualcuno? Come vedo, non le sfugge nulla, signorina Geltrude. Sì, parlavo con Gunther. Gunther? Sì. Mi piacerebbe conoscerlo. Non so se sia possibile, perché vede, Gunther è un po' così, è permaloso. Oh, io gli ho parlato molto bene di lei, ma lui è fatto così. Vuole riprovarci? Se le fa piacere. Gunther, la signorina Geltrude vuole conoscerti. Ha detto di sì. Andiamo, Gunther, ti presento la signorina Geltrude. Signorina Geltrude, questo è Gunther. Gunther, questa è la signorina Geltrude della quale ti ho parlato tantissimo. Cosa c'è? Qualcosa che non va con Gunther? Signorina Geltrude. No, è che vorrei sapere quando arriva suo padre. Gliel'ho detto, presto. Facciamo così, le vado a mettere su una bella tazza di tè con dei biscottini. Non li voglio, grazie. Allora le offro qualche altra cosa, aspetti. Non voglio niente, aspetti. Grazie. Ah, ecco qui. Qui c'è della marmellata di mirtilli fatta dalla signora Frida con le sue mani. L'assaggi, è delizioso. Deliziosissima! Ho detto di no, grazie. Oh, forse Gunther, la signorina Geltrude vuole una merenda salata. Ce l'abbiamo, Gunther, ce l'abbiamo. Eccola qua. Qui c'è del salame e del formaggio stagionato. Molto stagionato, pensi? Tutte le stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. Non voglio niente! Grazie. Come glielo devo dire? Mi scusi se ho alzato un po' la voce. Oh, no,
Non si preoccupi, signorina Gertrude. Lei ha una voce bellissima. Ma adesso facciamo così. Andiamo di là nel giardino a giocare insieme e poi facciamo una bella merenda. No, anzi, è meglio che io vada via. E subito anche. Come vuole, signorina Gertrude. Tornata a casa, mi accorsi che aveva nascosto nella tasca del mio soprabito un pacchettino con dei biscotti. Non ho mai visto una persona così testarda, ma così premurosa. Non li dimenticherò mai quei biscotti. Li avevo poggiati su una sedia lontano dal mio letto. Non li potevo mangiare. Non li dovevo mangiare. Dovevo restituirli, altrimenti chi avrebbe creduto che non li avessi mangiati? Questi devono essere suoi. Devono esserle caduti nella tasca del mio soprabito. Perché dice caduti? Io ce li ho messi apposta. Sono biscotti buoni, sorpresa! E non si ripeta più. Ho sbagliato biscotti. Non me ne piace nessuno. Ma io l'ho fatto solo perché volevo che lei, signorina Gertrude, stesse bene con Giorgio. Ma lei dice sempre di no. Perché dice sempre di no, signorina Gertrude? Ma perché lei vuole stare bene con me, George? Tanto, stasera arriverà suo padre. Io gli parlerò e poi andrò via. E mi ascolti. Di questi tempi è meglio non affezionarsi a nessuno. Allora, anche lei andrà via, signorina Gert. Beh, mi spiace un po', sa? Ricordo quando questa casa era piena di gente. Sì, venivano gli amici della mamma a ballare quasi ogni sera. E anche gli amici del papà. Aspetti, tenga. Guardi, guardi qui, venga a vedere. Questi sono gli amici del mio papà. Quando venivano qui, guardi che belli, tutti con le loro divise nere, lucide, tutte in ordine. E questa, questa è la mia signora madre, quando faceva la recita al teatro. E questi sono tutti gli amici della mia signora madre. Venivano qui a ballare nel salone grande. Ricordo che quando venivano a ballare qui nel salone grande, Giorgio era sempre chiuso di là, nella serra. Sì, io passavo la giornata là, non volevo dare fastidio alla mamma e ai suoi amici che ballavano. Ma poi la sera tornava il mio papà, sì, si avvicinava alla serra e mi chiamava. Oh, come mi chiamava lui, non mi chiamava nessun altro. Pronunciava il mio nome con 10-12 O. George! Io lo riconoscevo, sì, lo riconoscevo. Era lui e queste O sembravano dei palloncini che volavano alti, gonfi, soffici, soffici. Io uscivo fuori dalla serra, gli correvo incontro con le braccia aperte e lui mi prendeva e mi faceva girare e mi diceva: vieni, vieni piccolo mio, rientriamo in casa, andiamo a giocare insieme, andiamo a giocare insieme, andiamo. George, lei è stato molto fortunato ad avere un padre così, sa? E lo è ancora, perché quando lui tornerà lo abbraccerà ancora nella serra, come faceva prima.
Io credo, signorina Gertrude, che questo non avverrà più. Perché, George? Perché il papà di George non tornerà qui se George non finisce a lavorare la serra. Sì, ma come fa George a lavorare la serra se non ha una pala, ma soltanto un cucchiaio? E la pala, George? Non c'è la pala! Non c'è il rastrello! Non c'è più George! Non c'è il padre di George! Si calmi ora! Si calmi! Si calmi! Si calmi, George.